La gente al giorno d'oggi recensisce cellulari, videogiochi, smalti. Io recensisco l'alfabeto. La lettera dell'alfabeto è la lettera A. In italiano si dice A. In inglese non si dice A. In inglese si dice A. A. La è la lettera di Tarzan. La di Tarzan. Ah. La seconda lettera è la lettera B. È la B di Bamba. La terza è la lettera C. E la C è una lettera brutta, perché sembra la K di cacao, ma non lo è. La C è la lettera della luna, perché la luna è a forma di C, però la luna è bugiarda, quindi è a forma di C quando è decrescente. La quarta lettera è la lettera D. È la lettera D, è la quarta lettera. È la D di dado, i dadi sono belli. Dopo c'è la lettera E. E non ce l'ho fatta a farla con tutto il corpo perché sono caduto. Però ho una nuova idea ideosa. Così. Manca la stanghetta in mezzo. La F somiglia alla E. Però alla F manca una stanghetta. La F è una lettera triste, è il voto peggiore che ti possono dare in America, e poi sta per fallimento. Cacchè prende tante Ciao, ragazzi. G è una bella lettera, perché gatto inizia con la G e i gatti sono belli, quindi la G è promossa. A pieni voti. Poi viene la H. La H è tipo sì. La H è una bellissima lettera perché le persone pigre come me, quando vedono una H, possono non leggerla perché è muta. Dopo c'è la lettera I. Ho qui un oggetto misterioso che mi permetterà di fare il puntino della I. Una bella lettera, promossa. 10 su 10. Subito dopo viene la lettera J. La J è una finta L, una lettera finta che non esiste. Però l'essere umano vi porta anche le lettere che non esistono. Abbiamo scoperto che la lettera J in realtà esiste. E un mio amico si chiama Jimmy, scritto con la J. Adesso odio Jimmy. Finalmente siamo arrivati al momento che tutti aspettavano. La lettera K di Kakei. K! Dopo la K c'è la lettera L, che è una J, però è vera, sto giro esiste. E si fa così. E la L di lana e anche luna e anche luna. Lana e luna. M che si fa? La M è la lettera di mamma che ha tre M e di merda. Mamma e merda. Dopo la M c'è la N, però il tempo è poco. E quindi useremo una foto. Dopo la N c'è la O. La O è facile. La O di O. Oppure. Dopo la O c'è la P. 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 Poi c'è la lettera Q. Somiglia alla O, però ha una gambetta. E la Q
si usa per parole come cuore e soprattutto scuola si scrive con la Q. R. Viva la lettera R! È tipo tigre contro tigre. E anche la lettera della parola re, che è una nota, e della parola re, che è il tizio che comanda la gente, con la corona e la bacchetta. S. La S di sì, la S di cacchè. C'è la lettera T, che si fa proprio così. La T è la lettera di trenino. E anche trenini al plurale. E anche trenni. E anche trotterellando. E anche tutto. Quindi sì, la T è la lettera di tutto, quindi la T è fortissima perché c'è dappertutto. Dopo la T viene la U. E dato che non sono capaci, useremo la magia dell'editing. Ah. La U viene usata per questa parola, una parola, uno. Fa schifo la U perché fa anche paura come lettera U. Dopo la U c'è la lettera V. Adesso dobbiamo tirare via alcuni avanzi. E girarla. E abbiamo fatto. Adesso abbiamo qualcosa di molto interessante, cioè la doppia V. Facciamo un taglio e torniamo quando sono già a posto perché è meglio. Doppia V, che è una V più una V, e viene usata per Wurster. E basta. Adesso tocca la lettera X. Si fa così. X. Anzi, X. È una lettera bella. Però come la doppia V viene usata per pochissime parole, cioè solamente per la parola per. E dopo la lettera X c'è la lettera Y. È la mia preferita, dopo la K, ovviamente. E la Y è così. Y, la Y è la Y di iguana. Iguana è l'unica parola italana che si scrive con la lettera Y al posto della lettera I. E dopo la Y c'è finalmente quello che tutti aspettavamo. Non è vero, fa schifo, è la Z e non interessa mai a nessuno, tranne agli zii. E la Z di così, di qua, sì, di qua, e si fa così, e poi vai indietro, e poi tipo le mani avanti. Z. Z. Siamo arrivati alla fine dell'alfabeto, e voto è 7,8 su 10, troppe pose. Lo consiglio a tutti l'alfabeto. Perché è utile e perché c'è la lettera K di Kakei, se no non potete scrivere Kakei.